stanno completando il giro di ricognizione i piloti della MX1 per quest'ultima manche del campionato MX1. Jeffrey Herlings partirà davanti a tutti con Jeremy Van Orebeck secondo, Antonio Cairoli terzo, Tim Geiser quarto, Glenn Koldenhoff, Tanner Leuk, Romain Fèvre. Ma è il mondiale o sono gli internazionali questi? Guarda, non lo so, ma mi sembra che come lista di partenza fa paura. Non ha niente che invidiare al mondiale. Poi Povrishev, Lupino, Guillaume, Gonsalves, Martin Barr, José Butrón, Ken De Dijker, ancora tutti piloti da mondiale. Bisogna arrivare a Ryan Houghton, poi David Philippers. E verso la 17ª-18ª posizione cominciano ad arrivare i piloti che forse non saranno schierati al mondiale in tutte le gare. Ma qui abbiamo una top 15 pazzesca. È il mondiale motocross a Ottobiano. Sì, più o meno possiamo dire questa cosa. Ed è bello, perché anche per gli appassionati italiani hanno modo di avere una preview di quello che potrà essere il confronto mondiale che inizierà poi a breve. Assolutamente, hai detto bene, perché questa è un'anteprima mondiale, non è mai successo al mondo. E questi quattro piloti, intanto vediamo Fabrizio Cervellin che va via al telefono. L'ho appena visto, era peso in tachicardia. Io devo l'altro, mi permetto qua, piccola finestra, uso privato di mezzo pubblico, ringraziare la famiglia Cervellin che mi ha ospitato con un minestrone meraviglioso nella pausa, mi hanno scaldato con un bicchiere di vino, grazie mille. Ma scherzi a parte, anzi no, roba serissima a parte, dicevamo, una prima mondiale assoluta, non si è mai visto in pista un parco partenti così, perché Jeffrey Herlings, Tony Cairoli, Tim Geiser e Romain Fèvre, gli ultimi campioni del mondo degli ultimi tre anni, più Jeffrey Herlings, campione in carica dell'MX2, in pista insieme non ci sono stati mai, perché al Nazioni, che doveva essere la grande anteprima a maggiora, Tim Geiser non è andato a causa di un infortunio. E dunque qui a Ottobiano oggi abbiamo questa prima mondiale, e ricordiamolo anche agli amici inglesi: ladies and gentlemen, for the first time in the world we have Jeffrey Herlings battling with the champions of the last 3 years in MXGP. Tony Cairoli, Romain Fèvre and Tim Geiser, champions of the 2013, 14 and 15. We have 15 world titles of MXGP and MX2 on track all together for the first time today, with also David Philippers, world champion in 2008. C'est la première fois, mes amis, qu'on voit sur une piste de motocross pour une course 15 championnats du monde ensemble, avec Jeffrey Herlings, champion en charge de la MX2, se battre avec Tony Cairoli, Tim Geiser et Romain Fèvre, les trois derniers champions des trois dernières années de la MXGP, tous ensemble pour une course. C'est la première fois, c'est jamais arrivé, et c'est agli internazionali d'Italia MX 2017 Selle dalla Valle che sa spassa. E allora torniamo al nostro italiano. Ogni tanto fai tedesco, no? In spagnolo se vuoi. Però così mi imbarazzi, perché no, sentire tante lingue una in fila all'altra. Eccolo lì, 84. Va a prendersi, pulisce la ruota intanto, una pulitina alla gomma, e poi va a schierarsi sul primo cancello. Pronti via pole position. E io ero a bordo pista stamattina nelle free practice e time practice anche. È stato incredibile, devo dire incredibile, perché vedere pronti via entrare subito la serie di wave a una velocità mostruosa, ti dà l'idea che ha veramente una sicurezza disarmante sulla moto. E diciamo che si è scelto anche la gara ottimale, perché questi sono i suoi terreni congeniali. Quando è sabbia, anche con un po' di duro in fondo, penso che sia proprio il suo top. E però come debutto nella 450, nazioni a parte, direi che oggi ci farà divertire. E dici bene, intanto abbiamo visto inquadrato Antonio Cairoli con al suo fianco da una parte Romain Fèvre, dall'altra Alessandro Lupino. Jeffrey Herlings, che ricordiamo ha saltato le prime due tappe degli internazionali d'Italia MX Selle dalla Valle Series 2017 a causa di un'infiammazione, un tendine del polso, dunque niente Riola e niente Malagrotta, è al debutto in gara quest'anno. Jeffrey Herlings con il 4,50, come ricordavi tu Alex, l'avevamo visto già al Nazioni correre con ottimi peraltro risultati, insomma non è che ci si aspetti poco da lui. No, anche perché diciamo che un dominio come ha fatto lui nell'MX2 raramente si è visto, quindi
vedendo cosa ha fatto Favre il passaggio nel mix 1, vedendo cosa ha fatto Geyser, non ci si aspetta altro che comunque dominare anche, o perlomeno battagliare per le prime posizioni, fermo restando che Tony, il senatore direi del mondiale, Tony Cairoli, quest'anno l'ho visto parecchio più in forma che in altri avvii di stagione. Assolutamente, ha uno stato di forma fantastico, è rilassato, è tranquillo, sa di aver lavorato molto bene durante l'inverno, di aver affinato il suo feeling col 4,50 e di essere pronto per dare battaglia in quello che sarà probabilmente uno dei più grandi campionati, sì, del mondo MXGP che si sono mai visti negli ultimi anni. Ho visto tanto più reattivo che altri, che in altre passate stagioni, quindi mi fa preludere che comunque sarà un bel duello. Intanto gustiamoci la partenza. 15 secondi al via, il cartello è stato tirato su già da qualche istante, dunque è tutto pronto, bandiera verde già ovviamente sventolata da tempo, ci siamo, manca niente, e 5 secondi al via, pronto, tutto pronto per questo debutto, partono, giù il cancello, Antonio Cairoli, Antonio davanti. Just one all shot per TC, 2-2-2 davanti a Team Geyser, José Butron e Jeremy Van Orbeck, poi all'interno Evgeny Bobrishev, che battaglia là dietro le spalle di Cairoli. Gran curva di Team Geyser all'interno, che era un po' dietro ma è riuscita a uscire molto bene, mentre invece Erlings è rimasto un po' intoppato, ma sta già arrivando su, via. Guarda che traiettoria Erlings, tutto esterno, ed è in 1, 2, 3, 4, 5, sesta posizione per Jeffrey Erlings alle spalle di José Butron. Intanto Jeremy Van Orbeck, secondo in tutte le prove fino ad oggi in questa Internazionale d'Italia, a provare subito l'assalto a Antonio Cairoli. Anche lui molto veloce questa mattina, secondo tempo, e l'ho visto molto concreto, diciamo meno appariscente, ma molto concreto rispetto a altre passate stagioni. E comunque i risultati lo dimostrano, per tenere le prime quattro manche è stato l'unico a essere sempre dietro Antonio. E intanto è già arrivato, ha passato Butron, ha passato anche Bobrishev, sta passando all'interno Team Geyser, parliamo del numero 84, JH. Incredibile la facilità con cui si libera degli avversari, ma avversari campioni del mondo, parliamo di Favre e compagnia bella. Assolutamente. Un piccolo errore per Antonio. Sì, intanto ha puntato un attimo la botta, ha perso velocità, approfitta subito Jeremy Van Orbeck, che prende il comando delle operazioni in questo primo giro qui a Ottopiano, quando si va a affrontare la serie di wave leggermente in curva. Van Orbeck che è partito cattivissimo all'assalto di questo terzo round della MX1, con Geyser che tenta l'attacco a sua volta su Cairoli. Strano avvio di Antonio, che dopo l'all shot sembra quasi un po', diciamo, troppo tranquillo anche nella guida. Assolutamente, assolutamente, mentre Van Orbeck, gas spalancato, passa davanti alla pit lane. Che curva di Erlings con Bobrishev, tutto però interno, che lo attacca all'interno. Wow, belli incrocio, fantastico, belli incrocio. Quasi a dirgli: ehi ragazzo, tu sei nuovo da queste parti, io però conosco. Bobby non molla, esatto, anzi va l'attacco di Geyser. Wow, pazzesca la gara del russo, che sembrava molto remissivo al primo passaggio, e incrocio di nuovo di linee che vede Geyser sopravanzare ancora. Tre traiettorie diverse e tre punti della pista completamente bucati. E questa è la meraviglia delle gare su sabbia. E Erlings che ripassa Bobrishev e attacca Geyser, e si prende la terza posizione alle spalle del attenzione, caduta di Erlings, che poi fa cadere anche Geyser, che non botta, può evitarlo. Andiamo a vedere il replay che immediatamente botta. Ragazzi che miei, e comincia col botto Erlings, guardiamo qua, disorzionato completamente dalla moto. Mamma mia, pazzesca la caduta. Sfortunato Geyser, che si è trovato proprio davanti. Sì, la moto di, per fortuna che non ha centrato il pilota, sembra che non ci siano conseguenze. Disappunto sicuramente per Jeffrey Guardate Erlings. La gomma anteriore completamente storta rispetto al manubrio. Sì, completamente storte le piastre. Mamma mia, che botta! E questa è una grossa perdita per la gara, perché era un bello spettacolo vederlo in pista. Caspita, era eccezionale, era veramente spettacolo allo stato puro. Però vedi che quell'attendismo di Cairoli, quell'essere là tranquillo in condizioni del genere, siciliano la s'allunga e sa che non è il momento di rischiare. È il pilota con più esperienza in campo, e già lo scorso anno l'ha dimostrato, a volte non era il più veloce ma era il più concreto, e quello in un campionato come sarà, credo, quello di quest'anno del mondiale,
sarà sicuramente una cosa che pagherà. E intanto Bobrišev alle spalle di Cairoli è scatenato, è attaccato Franco Bollato, come dice qualcuno di ben più esperto di me in fatto di telecronache, è attaccato agli scarichi della moto di TC222 ed è Bobrišev che però ha perso già qualche metro in questi, dopo il passaggio sul traguardo, era veramente attaccato dopo il traguardo il russo al pilota di Patti. Antonio però mi sta prendendo misura, sa riavvicinarsi o comunque non perdere niente. Sarà una bella mancia. Credo che sul finale abbia sempre qualcosa da dire. Ma sono sicuro, anche perché la sua preparazione fisica è perfetta, come d'altro canto è ottima quella anche di Jeremy Van Eurenberg, che abbiamo visto secondo due volte a Riola, secondo due volte anche a Malagrotta. E dunque qui, quando siamo alla quinta gara di questi internazionali d'Italia, finalmente in testa per la prima volta in cinque gare. Sulle cinque partenze che hanno visto protagonisti i piloti della MX, rivediamo il replay intanto al ralentico. Qua Geyser già che perde un po' la moto, sì, ma che la recupera, ma no, la perdita della controllo. Dopo aver preso quasi, sembra una buca con la posteriore che lo ha leggermente messo di traverso e dopo il davanti del chiuso. E è una brutta caduta, è stato fortunato nella sfortuna Geyser, perché è quasi caduto sul manubrio di Erlings. Sì. Peccato, perché abbiamo perso due veramente piloti di questa gara. Due protagonisti assoluti di questa gara che si stavano dando battaglia per il terzo e il quarto posto alle spalle di Jeremy Van Eurenberg primo e Tony Cairoli secondo. So just to give you an idea of what is happening here in Ottobiano, Jeremy Van Eurenberg just completed his third lap here in and is leading the race of the MX1 class on Tony Cairoli, Evgeny Bobrišev and Tanner Leo Ford. The Ottobiano Squarna rider is fourth and is really close from the first riders. He's only 6 seconds from Jeremy Van Eurenberg. When we saw in the replay just before, in the slow motion, the crash, the bad crash of Jeffrey Edlings, who crashed in front of Tim Geyser. Both the riders are okay. They went back on the pit lane, both with their bikes, riding their bikes, so no problem. But a huge crash for Jeremy, for Jeffrey Edlings, who is on the debut this year in race. On a vu Jeremy Van Eurenberg passer pour la troisième fois sur la ligne d'arrivée de cette course. Il est en tête de cette manche de la MX1, dernière manche du championnat MX1 international d'Italia, celle de la Valle Series 2017. Derrière lui, il y a le Sicilien Tony Cairoli et Evgeny Bobrišev qui est très proche. Et on a un pilote à l'arrêt, c'est le teammate de Tony Cairoli, s'est arrêté. E abbiamo visto fermo Glenn Koldenhoff, il compagno di squadra. Per lui. Sembrerebbe, perché era in piedi accanto alla moto. Sembra essere sì, caduto. Sì. Piccolo problemino per lui. Storia o qualcosa. Uno dei possibili protagonisti comunque nei cinque di questa manche della MX1. L'olandese è comunque un ottimo pilota. In grande forma anche a Malagrotta la settimana scorsa. Bobrišev non molla, no, non molla e pista davvero inizia a essere davvero tanto segnata. Si vede come comunque iniziano a tagliare molto le traiettorie, a cercare sempre spazi meno bucati. E per dire che la gara, perché vedendo i tempi con cui stanno girando, 51 mi sembra Antonio, sì, e Cervellin ha più oltre metà manche in recupero girando in 50. Quindi andava veramente tanto forte. Assolutamente sì. We have seen Glenn Koldenhoff with a technical issue coming out of the track pushing his bike. Nothing serious for him, just a technical issue probably with his bike. And his mechanic is running now at the moment to go taking back the bike. Con Glenn Koldenhoff che abbandona la course après Tim Geyser e Jeffrey Edlings. Daniel Leoc, il est encore quatrième, le pilote estonien qui est en train de faire une très très belle course à seulement 6 secondes et demi de Jeremy Van Eurenberg, qui est encore en tête. Dunque, testa la gara dopo 4 giri, con la Jeremy Van Eurenberg su Tony Cairoli e Gary Bobrišev. Sì. Daniel Leoc, davanti a Ken Dijk. Sì. Leoc, direi che
diciamo non fa dello stile di guida la sua migliore arma. Intanto ecco Bobrišev e Kajnovari. A terra entrambi. Bobrišev che perde il controllo della moto, a terra su Cairoli, non niente di grave per i due. Stava attaccando Toni per la seconda posizione, intanto ha perso entrambi il... Hanno perso la posizione entrambi a favore proprio di Tanel. Forse Tanel non è riuscito a passare Antonio, no. Infatti gli è dietro, però sì. Comunque è molto vicino adesso. E per Toni sarà difficile riprendere subito il ritmo, perché quando cadi nella sabbia soprattutto non è così immediato riprendere il ritmo. Ci vuole qualche giro, vediamo se riuscirà a tornare subito ai livelli di prima. E grande occasione per Jeremy Van Orebeck, che là davanti fa segnare un 1:51.2, tempo veramente eccezionale, guadagna ben 6 secondi e mezzo a causa della caduta su Toni Cairoli, che in questo momento è a 8 secondi e mezzo, quando mancano 15 minuti più due giri le cose si fanno un po' più dure. Si fanno più dure e vediamo, ecco, vediamo il rallenti. Bobrišev passa all'esterno, Bobrišev all'esterno si impunta e Toni non può entrare. Dunque diciamo incidente di gara. Dicevamo di Tanel Leoc, che insomma non è uno dei piloti più stilosi del mondiale, ma ho grande rispetto per lui, perché in questi due anni, l'anno scorso era completo privato, ha fatto davvero una grande stagione, perché non è facile, anzi è difficile completare su MXGP con una moto buona, figuriamoci con una moto completamente standard, senza meccanico, insomma. Quindi massimo rispetto per lui, e veramente tanto tenace. Questi sono i suoi, diciamo, terreni prediletti, ma con questo starting gate non è proprio così facile essere davanti. Assolutamente non è facile, abbiamo visto che comunque in gara dovrebbe esserci ancora Tim Kaiser, perché ho visto segnalare il suo segnalatore, dargli il pannello con le indicazioni, dunque probabilmente ha tardato Tim Kaiser in questo momento, che però potrebbe essere ancora in gara là dietro. Lo stiamo cercando, è in 19esima posizione con la sua Honda Factory HRC, il CRF 450 RW, mentre inquadrato c'è sempre il leader che passa a brevissimo sul traguardo, per lui 1:52 Tondi, il pilota della Yamaha Factory Monster Energy degli uomini di Michele Rinaldi, sta guidando questa ultima manche della MX1 del campionato internazionale d'Italia. Piccolo brivido per un doppiaggio per lui, mentre Toni Cairoli perde un secondo e gira a 9 secondi e mezzo da lui, con Tanel Leo un secondo e mezzo più attaccato. Van Orebeck del pacchetto dei primi è forse quello che sulla moto si muove meno rispetto a Geiser, Antonio e Febvre, che è uno di quelli che si muove tantissimo, e anche Hendrix, è forse quello che la guida un po' più stanco, tant'è che ha quello scalino curioso sul sedile che proprio gli impedisce di andare dietro, di muoversi, lo tiene incollato alla sua moto. Quasi. Incredibile, prima sono andato a salutare i ragazzi del team Rinaldi e ho fatto proprio caso a questo gradino, è incredibile quanto sia alto e quanto sia centrale. Mamma mia. E, però dico che gli piace così e questo dà l'idea comunque della sua staticità in moto, perché se sei uno che muove tanto sulla moto è difficile che riesci a usare un gradino del genere. Intanto, mentre mancano poco meno di 13 minuti più due giri alla fine, il distacco dalla testa di Jeremy Van Orebeck per Toni Cairoli è salito a 9 secondi e 6, cose che si fanno un pochino più difficili. Parlavi di Tanel Leoc prima, Tanel Leoc che ha iniziato il mondiale l'anno scorso in Qatar con una moto prestata da un amico che vive a Dubai, una moto di serie uscita dal concessionario, ma che più clamoroso ancora è andata a correre in Thailandia con la sua moto di allenamento completamente smontata e portata in valigia. Cioè, sembra quasi follia. Sì, follia e cosa d'altri tempi, no? che non ti immagineresti più in questi anni, perché adesso vediamo l'estremizzazione di tutto, no? Assolutamente. Team con 20 persone dietro, con casse di materiali e factory e tutto, e arrivare così e cosa ti dire, stare assolutamente tanto di cappello, chapeau perché deve essere da un lato veramente una grossa soddisfazione interna, morale. Senti, io in questi ultimi tempi ti vedo sempre più spesso, però di girare anche di un'altra volta. Mi aspettavo la domanda. Ma intanto divago un attimo, che vedo Tanel Leoc all'attacco di Antonio. Sì. Diciamo che avendo la ragazza
trialista. E che trialista. Mi sto, non dico cimentando, ma provando a fare trial. Solo che è anche abbastanza brutto quando la tua ragazza, anzi io pensavo che se ci fosse stata una cosa che non avrei imparato da una donna in vita mia, potevano insegnare a cucinare tutto quanto, ma non andare in moto, no. Almeno quello lasciamelo fare bene. E invece ho trovato qualcosa che devo anche imparare da lei, quindi c'è un po' una sorta di guerra interna. E allora salutiamola Sara, sì, Sara Trentin, grandissima, orgoglio azzurro del trial, grande pilota del trial azzurro. E è bello però sentirti dire cose del genere. Sì, meno bello quando prendi la paga in moto, garantisco. Non posso immaginare, poi siete poco orgogliosi. Sì, e poi poco competitivi soprattutto. Esatto. E intanto là davanti Toni Cairoli gira piuttosto lento, ha girato 2 secondi e mezzo più lento di Jeremy Vallone. Brutto rischio. Jolly, eh? Sì, quasi fa come Ernex prima. Potrebbe esserci un problema di bracciature per lui? Ma non lo so, come ti dicevo prima, quando uno cade non è così immediato riprendere il ritmo. E, però vediamo che è già 3-4 giri, e anzi Bobrisci da più indietro gli sta arrivando sotto. Sì. Quindi non vorrei che magari lo spezzare il ritmo gli abbia procurato magari un indurimento dell'avambraccia o vediamo che qualche problema magari. Di sicuro quando mancano meno di 10 minuti tutto giri, che pista alla fine, che pista è sempre io non so cosa buca la terra dei salti alla Elite. L'Elite sarà veramente di più tempo all'otto, ma è facile commettere errori, per non parlare dei ragazzini della 125 che affronteranno la loro prossima manche, la della seconda della giornata, una pista che fa ancora peggio di quella che abbiamo adesso. Non l'invidio. Perché ancora con un 4,50 in certe situazioni le vieni fuori. Sì, ma soprattutto con l'esperienza che hai, con gli anni un po' a venire, mentre loro sono davvero tanto giovani e, beh, diciamo che è il modo migliore per farsi le ossa. Assolutamente. O per rompersele o per farsene. Speriamo solo per farsene in questo caso. Sì, esatto. E intanto Bobrisev tosto in staccata cerca di ricucire lo strappo nei confronti di Tannel Leok con la sua, con la, che è il cavallo della Husqvarna gestita dal team Ottobiano. Bobrisev che sta usando traiettorie belle larghe, abbiamo visto prima, per mantenere la velocità, mentre in quinta posizione fa davvero piacere ritrovare un grande di qualche anno fa e che sta cercando dopo 2 anni difficilissimi di infortuni, l'ultimo dei quali prontissimo la sua apertura al femore, di ritornare in auge, ed è Ken De Dyker con la Suzuki del team J-Tech gestita da Iller Aldini e da Gabriele Rinaldi. Sì, davvero, hai detto bene, veramente sfortunatissimo Ken negli ultimi 2 anni. 2 anni fa mi sembra che qua avesse dominato una manche. Assolutamente. E quindi è bello rivederlo tornare almeno nelle posizioni che gli competono. Sì. Poi sicuramente il mondiale sarà un po' più difficile, però magari questo risultato gli dà un po' di morale e ci vuole, perché dopo 2 anni davvero passati tra infortuni e ospedali è difficile rientrare. Sì. E dietro The Diker c'è José Butrón con la KTM del team Marchetti Racing, ma alle spalle di Butrón c'è un altro debuttante, un fumo bianco. Direi che è stato fatto il papa. No, sembra proprio di no, piuttosto è qualcuno che sta cuocendo per benino la sua moto qua sulla griglia di Ottobiano. E dietro Butrón troviamo una coppia Honda, una coppia inedita formata da Valentin Ghio, che è al debutto stagionale dopo le prime 2 gare saltate degli internazionali, e Alessandro Lubina, che sta facendo bene, sta la posizione alle spalle del compagno. Compagni di squadra, le lotte più brutte. Sempre. Diciamo, le rivalità più grosse sono sempre con i compagni di squadra inizialmente. E Ghio che si libera di José Butrón in questo momento e conquista la 6ª posizione al 9° passaggio sul traguardo, mentre là davanti non ce n'è per nessuno, perché Jeremy Van Eurebeck, dopo 2 secondi posti nelle prime 2 prove di questa internazionale d'Italia MX Selle della Valle Series, va intanto a conquistare per ora la vittoria in questa manche di Ottobiano, con Antonio Cairoli ancora più attardato a 12 secondi e 2. Guida molto tranquilla ma molto precisa, e non è una cosa facile in questa pista, perché con tutte queste buche canale è un attimo comunque che la moto si scompone. Invece è molto preciso e molto tranquillo nel fare gli spostamenti, nel scegliere le traiettorie. Vediamo anche qui, non è facile fare doppio nelle wave,
anzi credo che davvero pochi piloti lo riescano a fare attualmente. Intanto vediamo Alessandro Lupino inquadrato, ci fa piacere che la regia sia andata a cercare il pilota di Viterbo che sta disputando un'ottima manche in ottava posizione, ma che sta andando ad attaccare proprio José Butrón, pilota di un team viterbese, perché Marchetti ha sede a Viterbo, per la settima posizione, mentre là davanti passa davanti ai suoi meccanici, davanti a Cippa, il suo meccanico Jeremy Van Eurebeck, che fa segnare un 1.54.6. Mentre dietro passa Antonio Cairoli, 1.54.2. Piccolo rischio anche per Alessandro, un altro degli alfieri del motocross italiano. Sì, MX GP. E dai, sta avendo un avvio di stagione anche lui molto positivo rispetto all'anno passato, che ha faticato molto all'inizio. E dai, speriamo che anche questo, in vista del mondiale, gli dia morale e fiducia. Sì, e intanto dietro a Alessandro Lupino, vediamo il rallenti qua con quell'errorino, quell'incertezza che dicevi tu e che poteva costargli una scivolata, che è stata prontamente recuperata. Passa in questo momento davanti alla pit lane e ai suoi meccanici Alessandro, con José Butrón che ha perso un po' di terreno e che deve vedersela proprio con il pilota viterbese. Ma dietro Lupino c'è un altro dei piloti di casa ed è proprio Rui Gonçalves, che corre per il team Husqvarna Ottobiano, anche lei è in nona posizione davanti a David Philippers, un altro dei grandi del nostro sport, dei grandi azzurri del nostro sport. Siamo part time adesso. Eh sì, purtroppo per noi part time, purtroppo per lui, ma insomma gli anni passano per tutti. Sì, e comunque è sempre bello vedere in pista uno molto tenace, uno forse dei più tenaci in tutto il panorama mondiale. Eh sì, non a caso il guerriero pilota che non molla mai. Mentre la classifica virtuale di campionato, con il risultato di questa manche dell'MX1 che vede Van Eurebeck guidare la classifica davanti a Antonio Cairoli e a Tanne Leuk, ci dà proprio Cairoli campione della MX1 su Van Eurebeck, con Evgeny Bobrishev in terza posizione. Van Eurebeck che è il campione uscente del 2016 dell'Internazionale Italia classe MX1, mentre la regia è andata proprio a pizzicarci di P19, David Philippers, campione del mondo della MX1 nel 2008, su una pista che conosci bene, quella di Faenza. Sì, proprio dietro casa. Sì. E c'eri quel giorno, se non sì, sì, ero... anzi, in gara eravamo io e lui a duellare per... No, ottavo, no, non mi ricordo. Comunque lui si giocava al mondiale e io avevo avuto anche un problemino alla moto in quella cosa. E eravamo lì che ce la giocavamo. Bello, bello. E dopodiché siamo andati alle Nazioni la settimana dopo. È vero, a Donington Park. Bella edizione delle Nazioni anche quella lì. Abbiamo visto sventolare le bandiere blu per i doppiati che precedono David Philippers, inquadrato in questo momento. David Philippers che corre per il team TP19, che adesso ha un nome lunghissimo perché ovviamente come tutti sponsor, i team crescono e giustamente inseriscono i nomi dei all'americana che mettono 15 sponsor prima del nome del team, quindi per dirlo ci vuole un quarto di diventa ora. Difficilissimo, avete reso la vita di noi piccoli poveri cronisti difficilissimo. Ma comunque, torniamo, davvero incredibile, piloti fortissimi, vederli girare in queste condizioni di pista, se uno non ha ben presente cosa vuol dire correre in questa situazione, non dà l'idea di quanto può essere difficile, perché li vedi tribolare davvero tanto e a volte rallentare quasi da fermarsi. Se uno non ha mai corso in queste situazioni è faticoso pensare il perché. Certo. Sembrano quasi piloti amatori in certe situazioni, che garantisco che è una delle cose più difficili dell'andare in moto. Assolutamente sì, tant'è che... Guardate solo questa salita, come è segnata e bucata, si fa fatica a salire. E infatti fa fatica anche la camera a seguirli per quanto è bucata la pista. Abbiamo visto passare Tony Cairoli nella sua azione bella e fluida, mentre Jeremy Van Eurebeck là davanti passa le wave come se niente fosse, si avvia a completare il suo 13° giro di gara. Manca 1:55 al termine. Bobrishev intanto ha passato Leuk. Bobrishev ha passato Leuk ed è vicinissimo a Antonio. Si sta avvicinando, è a poco più di 3 secondi da Tony, ma con i doppiati si è avvicinato, ora. Sì, si è avvicinato ulteriormente. Ora deve vedersela lui però con i doppiati, che
giustamente fanno la loro gara e non sempre si rendono conto di magari essere in traiettoria ostacolare. E ostacolare chi va decisamente più forte, mentre Tim Geiser sale in dodicesima posizione, anche se il suo distacco è importante nei confronti della testa, ma protagonista incolpevole di una caduta durante il secondo giro quando è andato a sbattere sulla moto, è inciampato quasi sulla moto di Jeffrey Herlings, caduto invece rovinosamente a terra. Speriamo nessuna conseguenza fisica per lui e speriamo di vederli entrambi al via ovviamente della manche dell'Herlings. Geiser rispetto allo scorso anno l'ho visto un po' più imballato, direi, perché sembra quasi un po' lento dalla mole di lavoro che ha fatto. Non lo vedo bello fluido e reattivo come lo scorso anno. Lo scorso anno era davvero una molla, soprattutto qua nelle prime gare degli assoluti. E invece in tutte e due le precedenti occasioni l'ho visto un po' imballato, un po' lento, e soprattutto nel muoversi sulla moto, cosa che lui era veramente tanto agile. Parlandoci proprio a Malagrotta, conquistando la Malagrotta, lui mi ha detto che ha cambiato in maniera importante la sua preparazione fisica. Per il primo anno si è accostato a una preparazione fisica muscolare importante, ha lavorato tantissimo in palestra, potrebbe avere il gran lavoro fatto in palestra. Non sapevo questa cosa, ma ci sta tutta, perché veramente l'allenamento in palestra è un allenamento che ti rallenta il muscolo, ti dà forza ma ti rallenta il muscolo. E vedendo come guida non è più sciolto e attivo come lo era in passato, quindi può essere che in questa fase della stagione sia un po' imballato, come si dice in gergo. E detto questo, è una decisione un po' strana, perché vedendo 2 anni i risultati che ha avuto, io non avrei cambiato modo di lavoro, anche perché insomma metodo che vince non si cambia, no, di solito. 2 mondiali di fila back to back e mix 2 esatto. MXGP non era mai successo. Attenzione a Bobrishev, molto vicino a Antonio. Ah sì, si avvicina deciso il russo. Chissà se tenterà l'attacco quando a breve si passerà sul traguardo per gli ultimi 2 giri. Sarà Jeremy Van Eurebeck a dare il via agli ultimi 2 giri di questa bella manche dell'MX1, in cui diciamo è successo un po' di tutto. Perché sì, dopo un avvio al fulmicotone, Tony Cairoli che ha staccato il bigliettino del Just One All Shot, ha preso la testa dopo un'incertezza del siciliano, ha preso la testa Jeremy Van Eurebeck, che da allora non l'ha più mollata, ha continuato a girare su tempi molto importanti. Poi Cairoli è incappato in una scivolata a causa di una caduta di Bobrishev davanti a lui, mentre durante il secondo giro Jeffrey Herlings era caduto rovinosamente facendo andare a terra a sua volta Tim Geiser. È successo veramente di tutto con Glenn Koldenhoff, che si è ritirato probabilmente per un problema tecnico. Questo aperitivo mondiale ci ha dato un po' conferme e smentite, perché per quanto riguarda Herlings, conferma di grande velocità, e smentita nel senso che la gestione di gara è sempre un po' il suo problema principale. L'abbiamo visto anche nel MX2, dove dominava più lungo e largo. Io ti direi quasi che una conferma anche questa. Esatto, o meglio, conferma, perché esatto, non ha dato segno di una grossa maturazione, cosa che invece la MX1 ti impone, perché non è più una classe piccola, e quindi che la gestisci molto col corpo. Qui quando la moto ti lancia per davvero, e quindi ha bisogno di più testa nella guida, e da un lato questo errore iniziale, poi si sa, gli errori ci possono essere, per l'amor di Dio, magari arriva al mondiale e domina tutto, però in questa occasione ha dato segno di non essere ancora completamente così maturo, magari lo farà ragionare questo errore. È probabile che sia stato soprattutto un campanello d'allarme. Esatto. Lui ha una squadra fortissima alle spalle che sicuramente si soffermerà con lui ad analizzare a fondo anche le cause di quella caduta, l'ha visto sì, partire in aria e fare un high side. Con una caduta così è un attimo farsi davvero male, e in questo momento della stagione vuol dire mandare a male tutto il lavoro dell'inverno e tutta la stagione davanti. È la stagione che ricordiamo è lunghissima, 19 appuntamenti più il Nazioni da 20°, mentre mancano 2 giri alla fine, continua l'azione decisa di Jeremy Van Eurebeck là davanti. Jeremy Van Eurebeck is leading the MX1 race, 2 laps to go of this MX1 race, the last race of MX1 in this Italian Championship, Internazionale d'Italia MXL della Valle Series 2017. The Belgian is leading on Tony Cairoli, Evgeny Bobrishev, Tanel Leuk, Ken De Dijker, Valentin Guillaume, José Butron,
Alessandro Lupino, Rui Gonçalves and David Philip are his 10th, just in front of the world champion team Geyser, who crashed early during the second lap of this race on Jeffrey Erlings, who crashed really badly, but no damage for him, luckily. Pour les amis français, Jérémy Vanhoorre Beek, il est en train de parcourir le dernier tour de cette manche de la MX1, la dernière manche du championnat international d'Italia, celle dalla valle. En tête, sur Tony Cairoli, Evgeny Bobrichev, 3e, Tanel Leuk, 4e, et puis Ken De Dijker, Valentin Guillaume, il est 6e, José Boudron, 7e, Alessandro Lupino, 8e, et puis Rui Gonçalves, David Philippertz et Tim Geyser, 11e. On a perdu Romain Fèvre. C'est pas où le français il est, s'il a eu un problème technique ou si il est tombé, mais il est plus dans le classement depuis un moment. Romain Fèvre qui s'est retiré dans le cours du premier tour apparemment. Et il a terminé ici la course, e dunque mentre siamo con Jérémy Vanhoorre Beek per quest'ultimo giro della MX1 che si va a completare davanti a Antonio Cairoli a 11 secondi e poi Evgeny Bobrichev a 1,5 secondi da Cairoli, Tanne Leuk, Valentin Guillaume che passa in questo momento per la 5ª posizione, Ken De Dijker, compagno di Jérémy Vanhoorre Beek. Romain Fèvre è sparito dalla classifica già dal primo giro, non l'abbiamo più visto girare, non sappiamo che cosa gli sia successo. Peccato per la super finale, perché si perde un grande pilota, ma grande conferma di solidità per Jérémy Vanhoorre Beek, perché dopo i primi 4 secondi posti consecutivi, vincere una manche d'autorità così è davvero una grande conferma per lui e per tutta la squadra. Assolutamente sì, entra intanto nella top 10 Tim Geyser, che scavalca David Philippertz, mentre va a chiudere sotto la bandiera a scacchi, braccia al cielo per Jérémy Vanhoorre Beek, grande soddisfazione per il belga che al 5º tentativo, dopo 4 secondi posti, carezza. Gran bella manche davvero. Carezza la tabella. Sì, davvero grande autorevolezza. Vedremo nella super finale se concluderà la sua campagna di avvicinamento al mondiale con questa progressione. Comunque al momento è stato davvero molto molto efficace, così come Antonio, che dopo 4 primi, 1 secondo, ci sta. Che si sono alternati loro due, ma vediamo se per la manche dell'Elite fa un altro secondo o si gli basta un contorno. Intanto Jérémy Vanhoorre Beek, abbiamo detto, vince su Tony Cairoli, che però si conferma campione della MX1 qui all'Internazionale d'Italia, proprio sul belga Jérémy Vanhoorre Beek, mentre al terzo posto Evgeny Bobrichev, sia nella manche che in campionato. I tre precedono Tanne Leuk, autore di una grandissima gara, perché l'estone ha concluso comunque in 4ª posizione, relativamente vicino al leader. Ecco Evgeny Bobrichev intanto inquadrato, che salirà a breve sul podio, che da quest'anno è compagno di squadra di Tim Geyser, dello squadrone HRC, degli uomini di Massimo Castelli e Giacomo Gariboldi, una struttura che l'anno scorso ha vinto il mondiale MXGP con un pilota solo. Quest'anno hanno appunto due piloti, perché Bobrichev è emigrato da Padova, dai fratelli, da Paolo Martin a Milano, per andare sotto l'egida del team manager milanese Giacomo Gariboldi a formare questo inedito team che si chiama Honda HRC MXGP e che gestisce le CRF 450 RW, tanto il replay rallenty del passaggio sul traguardo di Jérémy Vanhoorre Beek. Davvero soddisfatto il pilota belga. Intanto Antonio si prepara anche lui a salire sul podio, neo campione, fresco campione della MX1. Si portano fuori di moto che non sono riusciti a finire. Questo oltre a mettere a dura prova i piloti, mette a dura prova anche i mezzi questa pista. I mezzi e i meccanici che poi devono spingere ogni tanto. Questo era Ryan Hugton, il pilota. Intanto vediamo il replay del Just One All Shot. Tony Cairoli che virtualmente probabilmente va già a vincere l'award per il miglior partente di questa Internazionale d'Italia, perché alla 5ª partenza che fa ha fatto segnare ben 4 volte l'all shot e una volta secondo a curvato. È quello comunque dall'idea anche dell'esperienza e della reattività che ha Antonio, perché lo scorso anno a volte non era più veloce, ma come dicevo è sempre stato molto concreto in gara, e quello, quando poi parti davanti, rendi parecchio la vita più difficile dei tuoi avversari e gli metti anche una grande pressione. Quindi
lui lo sa bene e lo sfrutta al 100% questa sua dote. Eh già, e infatti Antonio Cairoli non è nuovo alle partenze in testa, ora che si parte sulle griglie, parlavo con lui Ariola, mi diceva a me non è che piaccia tantissimo perché sono sempre partito davanti senza le griglie, non vorrei che le griglie facessero qualcosa, non mi sembra. No, a me non mi è sembrato che abbia fatto un grande... La cosa delle griglie per me non è una cosa molto... Secondo me il motocross è fatto per partire sulla terra e devi partire sulla terra. Primo perché chi ha acquisito un vantaggio nelle qualifiche lo può sfruttare in qualche modo, perché se vediamo partenze col fango o col cancello dietro, diciamo con delle differenze, uno può scegliere la traiettoria migliore. Intanto vediamo il replay, la caduta. That's a slow motion of the bad crash of Jeffrey Herlings. Che testata comunque gelata Herlings. Mamma mia, Herlings crashed really hard with the head on the soil. And Tim Geiser just pick up his bike back and finish the race in 10th position. And here we are for the podium. Le podium de la MX1 avec Tony Cairoli, champion de cette classe de l'année 2017 internationale d'Italia MX Celle de la Valle 2017 sur Jeremy Van Eurebeck et Evgeny Bobrichev. Mais le podium va voir Jeremy Van Eurebeck premier avec Tony Cairoli deuxième, Evgeny Bobrichev troisième. Tutto pronto per le celebrazioni e per il podio. Vediamo se poi abbiamo una clip con le più belle immagini di Tony Cairoli, campione della MX1, quadrata la moto di Evgeny Bobrichev e poi la bestia numero 89, vincitrice di questa manche, e infine la moto 222 per TC Tony Cairoli. Secondo in questa occasione, chissà se ha tirato un po' i remi in barca pensando all'ultima manche. Ci potrebbe anche stare, anche perché dopo la caduta vedeva che era difficile magari ritornare sotto o spingere tanto per rimanere allo stesso distacco, non aveva senso, magari l'ha preso un po' più con calma, anche risparmiando qualche energia per l'ultima manche. Evgeny Bobrichev, third on the podium, saying hi to everybody with Yelena Bobrisheva and the little Eva that are here in Milan looking the race, not on track, maybe in hotel. E Tony Cairoli, second for the first time this year after four victories. And we wait for the winner, Jeremy Van Eurebeck, the Jerry, winning, shaking the hands of the rivals. Three Pirelli riders on the podium and Massimino Mino Raspanti for the team Yamaha Factory Monster Energy, Michele Rinaldi. Le voilà le podium avec Jeremy Van Eurebeck qui gagne la MX1 à ses côtés, Tony Cairoli, le champion de la MX1 cette année, et Evgeny Bobrichev. Et on a vu Mino, Massimino Raspanti, le team manager du team Monster Energy Yamaha Factory de Michele Rinaldi. La consegna della coppa nelle mani di Tony Cairoli e poi la consegna della coppa di vincitore di questa MX1 qui a Ottobiano, di questa manche, a Jeremy Van Eurebeck, molto soddisfatto. Un avvio di stagione di Van Eurebeck, messo sotto pressione il compagno di squadra un bel po'. Sì, e direi che vedendo dalle due stagioni passate che veniva Fevre, anche qualche scaramuccia tra i due, più di una. Cambia la musica da quando sei il leader del team a essere a dovertela sudare. È vero. E quindi vedrai che secondo me si vedrà anche qualche bel fuoco d'artificio durante il mondiale previo. Sono sicuro. Intanto Andrea Barbieri ha consegnato la placca di campione degli internazionali d'Italia. Van Eurebeck, e via la clip. Sembra.
immagini dei trionfi di Toni Cairoli fino ora quest'anno con le vittorie di Riola e di Malagrotta.